Una donna è stata trovata sgozzata in casa in un'abitazione via Tommaso Aversa, nel quartiere Zisa. A lanciare l'allarme alla polizia è stato il fratello della donna, che non aveva sue notizie da 2 giorni. Ogni telefonata cadeva nel vuoto ed oggi, una volta arrivato a casa sua, non ha ricevuto alcuna risposta alla porta. La donna, Grazia Rosaria Quatrini, 63 anni, era vedova e viveva da sola nell'appartamento. La Quatrini era distesa a terra nuda con una ferita profonda d'arma da taglio alla gola. Sul posto, i fratelli della signora Quatrini, due uomini e una donna. Secondo quanto raccontano i vicini di casa, la signora era una donna arzilla e ancora giovane. Vicino al corpo, trovato in un lago di sangue, i poliziotti hanno individuato un coltello da cucina che potrebbe essere l'arma del delitto. La donna presenta un'unica ferita, mortale e profondissima al collo. Sul posto la scientifica, che sta raccogliendo tutti gli elementi per ricostruire l'accaduto. 45 anni che abito qui e ora ho sentito dire che una signora dei paraggi che ha un cane che gira, che non è forse neanche tanto normale. Penso che sia una cosa che di questi tempi poi guardi e c'è stata una recrudescenza di rapine. L'ho visto in piedi che guardava tutto. Tutti dicono che era una signora molto sola. Sì, vero. Era molto sola, purtroppo so che prendeva delle gocce E di c'erano sempre delle calmante. litigate con un uomo che andava a trovarla. Con una persona, diciamo, grandetta che saliva e faceva un po' di confusione. Voi sentivate le urla, le grida? Sì, tutte. Tutte le persone qui accanto la conoscevano tutte. E questa persona si è vista negli No, ultimi giorni? io sono venuto di lavorare da 3 mesi, ancora non l'ho vista. Non so niente. Ad esempio, sabato questa persona c'era, quando lei ha visto la signora, No, c'era no, anche non le lui? 6:30, le 6:15 di mattina non c'era. E nei Era giorni le prima c'era lui? Ogni giorno quasi veniva. Però una settimana che non l'avevo.